Allora ragazzi, io sono Fede e benvenuti a un nuovo video. In questo video parlerò dei 10 youtuber con più iscritti al mondo. Prima di iniziare voglio fare una premessa. Questi sono gli youtuber con il numero di iscritti più alto. Non terrò in considerazione i canali in generale, come può essere WWE, T-Series o canali di musica in generale, come quello di Justin Bieber o Ariana Grande, perché rientrerebbero nella top 10 dei canali con più iscritti al mondo, però io voglio fare la top 10 degli youtuber, cioè quindi persone come me, come voi, che hanno cominciato a fare video e sono diventati popolarissimi. Se volete un video sui canali con più iscritti al mondo, arriviamo a 100 like e vi porterò anche quella classifica. E se volete vi porterò anche canali che guadagnano di più, che non per forza hanno più iscritti. In realtà ci sono canali che hanno meno iscritti di questi qua, ma grazie a varie collaborazioni, grazie a varie cose, guadagnano di più. Il video è registrato il 29 dicembre 2020, ci tengo a dire questo perché l'ultimo video che ho fatto 3 anni fa su questo argomento riceve commenti adesso e mi dicono: ma Mr. Beast dov'è? Ma Dude Perfect dove sono? 3 anni fa evidentemente non rientrava nella top 10. What the fuck? Lo dico, tanto lo so che succederà lo stesso fra tipo 3 anni, chi lo sa. Ci saranno nuovi youtuber in top 10 e quindi ci saranno certe persone che romperà le palle, che devo dirvi. E anche YouTube ci si mette perché mi ha messo... Quando ho fatto uscire quel video lì non se l'è cagato nessuno praticamente. Adesso c'ha 100.000 visual, va bene. Quindi io direi di cominciare. Prima di cominciare vi ricordo che c'ho un account Twitch. In descrizione c'ho il link se volete. Farò qualche volta streaming così per parlare insieme. Se vi followate vi arriverà una notifica ogni volta che streamerò, quindi sapete anche quando streamo. YouTube ha dato la possibilità a molte persone di trasformare la loro passione in un lavoro, ma ci sono persone che si sono spinte addirittura oltre, la loro fama è diventata talmente grande che hanno incominciato a costruire un vero e proprio impero da milioni di iscritti. E quindi hanno cominciato anche a fare merchandise, collaborare con aziende di grosso calibro. Quindi oltre a trasformarlo in proprio lavoro, sono diventati ricchi grazie a YouTube. Oggi non vi parlerò però degli youtuber più ricchi, vi parlerò degli youtuber che hanno più iscritti. Quindi il numero 10 abbiamo El Rubius Oh My God. Questo canale è un canale spagnolo, è il canale spagnolo con più iscritti di sempre. Ed è il 12° per intrattenimento, nella categoria intrattenimento. Questo canale è primo per iscritti in Spagna, quindi è come se fosse il nostro FaviJ. Cioè, in Spagna il canale con più iscritti in assoluto ha 39 milioni di iscritti, in Italia sui 6 milioni, mi sembra. Questo ovviamente è dato dalla lingua. Molte più persone parlano spagnolo, i paesi dell'America Latina, Spagna, eccetera, parlano spagnolo, quindi è ovvio che... È ovvio che questi canali abbiano più iscritti. Infatti vedremo nella top 10 che ci saranno un sacco di persone che parlano spagnolo, che non sono della Spagna però parlano spagnolo. Cosa fa il Rubius? Sostanzialmente fa video di intrattenimento, come gli ultimi sono tipo le carte dei Pokémon, spacchetta le carte dei Pokémon, fa delle challenge, fa video reaction, eccetera. Comunque puntati molto sugli intrattenimenti. Questo canale l'ultimo mese ha fatto 54 milioni di visual, che in realtà per un canale della sua portata non è tantissimo, però è comunque un sacco. Posizione numero 9. Alla posizione numero 9 abbiamo Fernanfloo. Fernanfloo è il primo canale con più iscritti del El Salvador, che è uno stato abbastanza piccolo, e ha 39.800.000 iscritti. Quindi ci sono più iscritti sul suo canale probabilmente che persone in El Salvador. Non so quante persone ci siano, ma penso che sia più o meno così. Questo canale è stato aperto nel 2011 e tratta principalmente gaming. Diciamo che Fernanfloo porta molti giochi indie, è simile a FaviJ come contenuti che porta, Happy Wheels, eccetera. Sono i video che hanno più visualizzazioni, ma porta anche tipo GTA, Fortnite, eccetera. Il canale non è molto attivo in realtà, perché l'ultimo video l'ha caricato una settimana fa, ma il video... prima ancora 5 mesi fa e il video ancora prima 9 mesi fa, però fanno un botto di visual, cioè gli ultimi c'hanno tipo 20 milioni di visualizzazioni, che sono una marea. Infatti nell'ultimo mese ha fatto 121 milioni di visualizzazioni e per aver caricato un solo video questo mese, diciamo che what? È enorme. Probabilmente le visual le prende dai suoi vecchi video, che ci sono certi video che hanno 80 milioni di visualizzazioni, quindi buon per lui. 8. In 8ª posizione c'è uno youtuber brasiliano chiamato Felipe Neto ed è il 3° canale brasiliano con più iscritti. Quindi ce ne saranno altri 2 in questa top 10. Questo canale è
è simile al mio, cioè quando non faccio top 10 io faccio video di intrattenimento tipo reazioni eccetera, e questo canale è simile al mio, a volte prendo ispirazione da questo canale per nuove idee eccetera. È molto bravo a fare video, c'ha 41 milioni di iscritti e diciamo che se li merita, dai. Vedete che in questa classifica non ho ancora citato una persona che parli in inglese, queste tre parlano tutte in spagnolo. Questo vi fa capire quante persone seguono questi youtuber che parlano in spagnolo. Niente, fa video molto svariati e sono quasi tutti reaction. In questo mese ha fatto 269 milioni di visual, quindi questo fa una barca di visual. Settimo, Winderson Nunes. Questo canale è secondo in Brasile. Questo canale è comedy, infatti lui è un comico e oltre a fare video su YouTube si esibisce anche in vari spettacoli. Questo mese ha fatto solo 27 milioni di visualizzazioni perché comunque non è molto attivo, probabilmente ha dei progetti fuori da YouTube e quindi ovviamente non ha tempo per fare video, ma tutti i suoi video hanno più di un milione di visualizzazioni, altri ce n'hanno anche più di 10 milioni. Non fa video spesso, però ovviamente i video comedy sono abbastanza difficili da fare, magari non puoi fare come un video reaction che puoi farlo uscire anche una volta al giorno, c'è uno studio dietro e non è semplice. Inoltre lui sta anche facendo una serie con YouTube Originals, che è tipo Netflix di YouTube, e quindi piglierà una barca di soldi sicuramente. E questo canale ha 41 milioni e 500 mila iscritti. 6. Wega Herman. Wega Herman è il mio canale spagnolo preferito, fa video anche lui reaction e mi ispiro molto a lui quando faccio video reaction perché è molto bravo e fa reaction a video interessanti, quindi mi fa scoprire cose nuove. Ovviamente quando c'è la reaction che voglio fare non lo guardo il video, prendo il video e faccio la reazione e poi casomai lo guardo dopo. È uno youtuber comunque che c'è da un botto di tempo e probabilmente dagli albori di YouTube che è presente. Prima aveva un altro canale che non ho messo perché comunque dello stesso, ho deciso di mettere il canale con più iscritti di Herman. Ogni suo video ha più di 2 milioni di visual almeno. Sono video che raggiungono le 10 milioni di visual, quindi vi fa capire quanto è grande questo canale. E ha 42,600 iscritti, supera di 1.100.000 lo youtuber che sta sotto ed è il secondo canale con più iscritti in Cile. L'ultimo mese con solo questo canale ha fatto 118 milioni di visual e sono una roba enorme. E poi c'è anche un altro canale, ovvero Hola Soy Herman, che non fa video da 4 anni ma questo mese ha fatto 25 milioni di visual. Ok, va bene. Posizione numero 5, Mr. Beast. Oh, finalmente è arrivato Mr. Beast. Nel video che ho caricato 3 anni fa, un sacco di persone mi hanno chiesto di Mr. Beast. Dov'è Mr. Beast? Perché non c'è Mr. Beast? Il problema è che Mr. Beast 3 anni fa non era così famoso. Tutti i suoi iscritti praticamente se li ha fatti nel giro di 2 anni. Cioè, è tipo lo youtuber dei record e probabilmente se continua di questo passo diventerà lo youtuber con più iscritti al mondo. Ci metto la mano sul fuoco. MrBeast tra l'altro la mia età è del 98, anche se sembra tipo 5 anni più vecchio, però fa niente, forse sono io che sembro più giovane. Ha 49,200.000 iscritti sul suo account principale. In verità ce n'ha altri che fanno un sacco di visual e hanno un sacco di iscritti, però questo è il suo principale, è quello con cui ha incominciato a fare video ed avere successo. Come descrivere MrBeast? Beh, è un canale unico nel suo genere ed è anche questo il motivo per cui è cresciuto così tanto nell'ultimo periodo. Fa video di intrattenimento in generale, vlog, eccetera, dove ogni volta sembra che si superi. Fa video dove dà soldi, una montagna di soldi, tipo 1 milione di euro a un bambino. Fa video dove dà 24 ore dentro il ghiaccio. Fa video tipo dove mangia la pizza più grande al mondo. Capite? Ogni video è eccezionale e fuori dalla norma. Ed è per questo che ogni suo video ha praticamente una media di 50 milioni di visual. Ed è una cosa fuori dal comune, ma veramente. Anche per la top 10 degli youtuber. È probabilmente lo youtuber che fra qualche anno diventerà il più ricco e quello con più iscritti al mondo. Sono abbastanza sicuro. Voi scrivetemi se la pensate con me o no. 4. In quarta posizione ci sono i Dude Perfect. Questo canale ha 54,600 iscritti, quindi hanno 5 milioni di iscritti più di MrBeast. Gli distanzia una sola posizione ma ha 5 milioni di iscritti e ogni volta che si andrà avanti sarà sempre di più la differenza tra i canali. Questi sono praticamente il MrBeast dello sport, fanno video
praticamente su ogni sport e fanno challenge a tema sportivo veramente fuori dal comune. Non lo so, ogni volta che li vedo gli dico: ma come cavolo fanno? È difficile anche spiegare cosa fanno. Vi posso dire soltanto alcuni dei loro video, ma spiegarli a parole è abbastanza difficile, perché dovreste vederli. Ad esempio ci sono Impossible Ping Pong Trick Shots. Praticamente fanno trick impossibili con la pallina da ping pong, ma robe veramente assurde. Loro collaborano con dei brand molto famosi, ad esempio Nerf. C'hanno anche il loro merchandising, eccetera. Fanno un sacco di soldi anche questi. Sono un team, ma ogni loro video è veramente curato. Vi dico che l'ultimo mese hanno fatto 178 milioni di visual. 3. Vlad & Nikki. Io non sapevo l'esistenza di questo canale finché non ho cercato per fare il video. Questo canale ha 60 milioni e 400 mila iscritti. Questo canale ha solo 2 anni, quindi è stato aperto nel 2018 e in 2 anni ha raggiunto 60 milioni di iscritti. Sostanzialmente fanno video per bambini, ma veramente piccoli, tipo asilo elementari. Fanno video su giochi, macchinine, peluche, giochi tipo quelli della cucina, non so come si chiamano, tipo la cucina giocattolo. I video sono abbastanza discutibili perché ogni video ha tipo 70% di like, che non è buonissimo. E fanno milioni però di visualizzazioni, quindi piacciono a quelli più piccoli, ma probabilmente gente che va lì per caso perché gli viene consigliato da YouTube e vedono questa cosa molto infantile, o se ne vanno mettono dislike. Questi canali per bambini così piccoli vanno molto di moda, infatti anche tipo i Me Contro Te hanno un sacco di iscritti. Sono il 7° canale in totale in America, quindi contando anche i canali di musica. What the fuck? Ho appena visto quanti visual hanno fatto negli ultimi 30 giorni. 2 miliardi? Ma non esiste sto numero, ma che è? 2 miliardi? Ma what the fuck? Va bene, basta, direi di passare oltre. 2. In seconda posizione abbiamo il canale Like Nastia, non so come si legga. È un canale anche questo per i bambini piccoli, molto piccoli, infatti anche la protagonista del canale avrà tipo 5 anni. Grazie all'aiuto della sua famiglia che la riprende e l'aiuta a fare sti video, ha ottenuto un sacco di successo in 4 anni, infatti ha aperto il canale nel 2016. Il canale ha 66 milioni e 300 mila iscritti. Comunque mi lascia destabilizzato. Io questo canale non lo conoscevo neanche. E ha 66 milioni di iscritti. Fa video anche lei di intrattenimento, challenge. È difficile descrivere questi canali, non so bene come descriverli. Però fa un video per una fascia di pubblico molto piccolo, che va all'asilo, alle elementari. Non commenterò oltre anche questo. E quindi andiamo in posizione numero 1. Ma cosa ve lo dico a fare, ragazzi? Il numero 1 ormai è il re. Il discorso è PewDiePie. PewDiePie è il primo canale in America, anche se in realtà è svedese, va bene. Forse vive in America adesso. PewDiePie è il primo canale al mondo e serve neanche spiegarvi chi è PewDiePie. È nato come un canale di gaming, faceva videogiochi horror, eccetera, ma adesso è diventato un canale di intrattenimento. Ogni video che fa ha un sacco di visual, ovviamente è il primo canale al mondo. Adesso è ritornato, diciamo, un po' a fare gaming, quindi sta portando serie come Minecraft, Cyberpunk, Among Us, ma fa anche video tipo reaction a Twitter, Reddit, a video che trova su internet e ci fa un commentary che è simpatico e rende il video molto più bello da seguire. PewDiePie ha la bellezza di 108 milioni di iscritti e in questo mese ha fatto 188 milioni di visual, che in realtà per 108 milioni di iscritti non è tantissimo, ma comunque è un botto lo stesso. Comunque il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se sì mettete like, arriviamo a 100 like se volete la top 10 dei canali YouTube in generale con più iscritti al mondo. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga, da Fede.